Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. Ora c'era là un uomo che aveva la mano destra inaridita. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva di sabato, allo scopo di trovare un capo di accusa contro di lui. Ma Gesù era a conoscenza dei loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano inaridita: «Alzati e mettiti nel mezzo». L'uomo alzato si mise nel punto indicato. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o perderla?» E volgendo tutto intorno lo sguardo su di loro, disse all'uomo: «Stendi la mano». Egli lo fece e la mano guarì. Ma essi furono pieni di rabbia e discutevano fra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Carissimi, un saluto da Don Stefano Curotto, parroco dei Santi Gervasi e Protasi in Verbano. Il testo che abbiamo sentito è un episodio, penso, molto conosciuto, perché certamente sorprende la reazione di questi farisei e la domanda che il Signore rivolge a loro, no? Che trova invece un grande silenzio. Com'è possibile, come dire, che vi sia una reazione così violenta di fronte ad un miracolo di bene? Loro sono, come dire, molto arrabbiati per la violazione del sabato, o almeno quella che loro ritengono sia la violazione del sabato. E io vorrei partire nella mia riflessione proprio dalle parole che il Vangelo racconta dello stato d'animo di queste persone. Essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra di loro. Perché è uno stato d'animo fortissimo, fuori di sé dalla collera. Quindi, come dire, uno stato d'animo che a volte, spero raramente, ma ci ritroviamo a vivere dove in qualche momento non abbiamo più il controllo, non abbiamo più un minimo di custodia, non stiamo ascoltando, siamo fuori di noi, irriconoscibili, verrebbe da dire. Ed è una reazione quindi, tra l'altro, anche corale, quella che noi abbiamo ascoltato. Mi viene in mente quelle che vengono a volte raccontate, terribili, che portano a linciare a volte delle persone perché si sparge la voce che abbiano commesso un qualche reato, e senza dar loro la possibilità di una spiegazione, di giustificarsi, di difendersi. Ma, come dire, emerge una furia, come dire, corale, che non dà spazio, una furia animale, che porta a volte anche a commettere dei reati a nostra volta, delle feratezze che si potrebbero evitare. Ma si è fuori di sé, dice il Vangelo. Allora dovrebbe rifletterci molto, no? Impedire che ciò accada. Già ieri noi abbiamo riflettuto sul fatto che il Signore non cerca folle, ma cerca discepoli, cioè persone che abbiano fatto scelte personali, scelte consapevoli, che sappiano un po', come dire, portare il peso delle proprie scelte. E qui ne vediamo un'altra, che è una situazione simile, dove questa volta la folla è contraria, ostile al Signore, e con la quale lui cerca un rapporto personale, stimola la loro coscienza, ma chiede loro: ma il giorno di sabato è lecito o no compiere il bene o compiere il male? Come se fosse, come dire, una scelta evitabile, quella del bene e del male. In realtà non c'è giorno, che sia lunedì o il sabato, la domenica, nella quale noi siamo chiamati sempre a scegliere tra il bene e il male. Quindi è una domanda che dovrebbe provocare le persone che l'ascoltano ad una riflessione. È vero che è il giorno del Signore, ma essendo il giorno del Signore, come dire, come lo viviamo? Non c'è un giorno in cui sia neutro rispetto a fare il bene o il male. Guarire una persona, voler bene, è una scelta che si può sospendere. E perché sospenderla? Si rende meno gloria a Dio se si compie il bene in quel giorno? È chiaro che se le persone ascoltassero, riflettessero e non fossero in qualche modo forse contagiate da questa forma così irrazionale, potrebbero rispondere. Ma dobbiamo anche un po' allenarci perché questo accada. Dobbiamo un po' allenare ad ascoltare in profondità
a sapere a volte obiettare, anche quando magari intorno a noi la si pensa tutti in maniera diversa. Ma se ci si allena nella vita ad essere persone di coscienza, poi forse è più raro che accada di farsi coinvolgere in questo modo. E questo avviene se invece di tacere, come fanno questi uomini, si cerca di parlare, magari dicendo appunto che la nostra, come dire, posizione è contraria. Ma già parlando, già dicendo, già pronunciando parole, noi in qualche modo assaporiamo quello che diciamo. Innanzitutto noi ci rendiamo conto se veramente crediamo a quello che diciamo, se è consistente ciò che diciamo. E poi permettiamo agli altri di darci il loro punto di vista. Certo, se siamo su posizioni come irrigidite, tutto diventa complesso, ma se ascoltiamo, la verità in qualche modo ci tocca. Quella parte di verità che ci può raggiungere ci fa riflettere. Poi magari potremo confermare o cambiare la nostra posizione, la nostra scelta, ma l'avremo fatta in maniera ancora più consapevole. E ora, soprattutto se c'è da ascoltare il Signore, ecco, in un'assemblea liturgica come quella che stava avvenendo, cerchiamo sempre di essere persone che sanno ascoltare, affinché la nostra vita non sia preda da facili entusiasmi o facile collere, ma sia la nostra vita, siano le nostre scelte motivati da ciò che abbiamo sentito. Arrivederci a domani.